Domani sera il doppio senso di marcia a Corso Vittorio Emanuele torna al passato. I lavori erano iniziati il 7 agosto, tre i passaggi ciclopedonali. Animali selvatici, la regione intervenga, è l'appello di Coldiretti che mira ad ottenere politiche di controllo. A Gossolengo danneggiati impianti di irrigazione, a Carpaneto i vigneti. Motociclista pirata fermato nella notte, l'uomo era fuggito dopo un incidente ma è stato notato da una pattuglia del Livri e fermato poco dopo dalla polizia. Nuovo sito per Altrimedia, la concessionaria di pubblicità di Editoriale Libertà guarda al futuro con un portale rinnovato. Ricette contro lo spreco di cibo nel TGL Più, nuovo appuntamento con le massaie piacentine che illustrano come preparare piatti prelibati con gli avanzi alimentari. LPR Volley, siamo sulla strada giusta. Coach Giuliani traccia un bilancio delle prime settimane di preparazione. Marshall, Piacenza è casa mia.